Ciao a tutti e bentornati ancora una volta nella mia cucina. Siamo ancora in periodo di carnevale. Come tutti sapete, io sono di origine calabrese, ma dopo 32 anni che vivo a Bologna ho imparato anche la cucina emiliana. Voglio fare i tortelloni, ma non i tortelloni salati, dolci con un'ottima crema all'arancia. Mettiamoci subito al lavoro, vi elenco gli ingredienti e il procedimento lo facciamo insieme. Dai! Gli ingredienti che ci servono per la storia: 250 g di farina, 75 g di zucchero, un uovo, 10 g di burro morbido, un po' di liquore strega o rum o brandy, quello che vi piace, la spremuta di un'arancia, mezzo cucchiaino di lievito in polvere e un pizzico di sale. Per la crema all'arancia invece abbiamo bisogno di 200 ml di latte, un uovo, 40 g di zucchero, 12 g di amido di mais e un po' di scorza d'arancia. Iniziamo dalla crema, mettendo il latte in un pentolino perché ci serve caldo. In un altro pentolino invece mettiamo lo zucchero, l'uovo e mescoliamo. Aggiungiamo la scorza dell'arancia. L'amido di mais. Facciamo attenzione che non si formino dei grumi. Mettiamo il pentolino sul fuoco e aggiungiamo il latte caldo a filo. Facciamo cuocere la crema sempre mescolando. La crema è pronta. Vado a versarla in una ciotola di vetro. E la copro con un foglio di pellicola a contatto per evitare che si formino le crosticine. La faccio raffreddare e nel frattempo prepariamo la sfoglia. Mettiamo nella farina lo zucchero, un pizzico di sale, il lievito in polvere, mescoliamo un po', aggiungo il burro morbido e impastiamo leggermente. Aggiungo l'uovo. Strega e per ultimo il succo d'arancia. Impasto bene fino a formare un panetto. Verso sul mio ripiano da lavoro e finiamo di formare il panetto. Ecco qua il nostro panetto e questa deve essere la sua consistenza. Lo rimetto nella boule, copriamo con un foglio di pellicola e lo metto a riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, metto della farina sul mio ripiano da lavoro, un po' di farina anche sopra e inizio a stenderlo col mattarello. Tirata la nostra sfoglia, prendo il tagliasfoglia e vado a fare dei quadrati. In questo caso li ho fatti di 8 cm. Se non avete il tagliasfoglia potete utilizzare tranquillamente una rotella per la pizza oppure un coltello.
prendo la mia crema all'arancia e inizio a riempire i miei quadrati. Io l'ho messa nella sac à poche per una questione di comodità, voi potete farlo anche con un cucchiaio. Con un pennello vado a bagnare i bordi. In questo modo riusciamo a fissarli meglio. Prendo il mio quadrato, lo chiudo a triangolo e schiaccio nei lati affinché aderisca bene. Lo giro attorno all'indice, faccio tutto il giro e unisco i due lembi. Ecco qua il tortello pronto. E così faccio con tutti gli altri, ve ne faccio vedere un altro. Triangolo, sigillo bene i bordi, indice e faccio il giro. Qua. L'ultimo tortello e siamo pronti per friggere. L'olio alla giusta temperatura, quindi andiamo a friggere i nostri tortelli. Ecco qua, cottura pronta. Li vado a mettere su un foglio di carta assorbente. Ecco qua i nostri tortelli con la crema all'arancia pronti per lo zucchero a velo. Una spolverata di zucchero a velo ancora sui nostri tortelli ancora caldi. Non vi nascondo che ne ho già assaggiato uno, Non potevo resistere fino alla fine e l'arancia si sente molto. E andiamo per l'impiattamento, guardate com'è carino questo, ne sono fiera. Mi raccomando, fateli perché ne vale veramente la pena. A me con questa dose ne sono venuti fuori 22. Vi ripeto, 8 cm il mio quadrato. Però se volete sbrigarvi a farli, visto che vanno chiusi, li fate piccoli. Ecco qua. Un'altra spolverata di zucchero. E i nostri tortelli sono pronti. Buon carnevale a tutti! Allora, cosa ne pensate di questi tortelli?
Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete anche un like e condividetelo con i vostri amici. Mi raccomando, fateli perché ne vale veramente la pena. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati. Io vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao con i miei tortelli alla crema d'arancia. Ciao a tutti!